Italia-Francia. All'Europeo non si incontravano dal 1958, quinta gara nel campionato continentale tra le due nazionali, e per l'Italia arriva la terza vittoria contro i transalpini, la seconda nel girone a Budapest dopo l'esordio vincente con la Grecia. E proprio forse a causa della gara con gli ellenici così importante che il Settebello ha un calo di concentrazione contro la Francia, avversaria invece motivata dopo l'inaspettata sconfitta con la Georgia. Ma sin dall'inizio l'Italia non mette mai in discussione il risultato. Il commissario tecnico Campagna arriva anche a mimare cosa vuole dai suoi giocatori, che solo in parte eseguono. Una su nove le superiorità sfruttate, dato sul quale l'Italia rifletterà e dovrà lavorare. La Francia crede fino in fondo all'impresa impossibile e il gol finale 10 Niche toglie ai transalpini ogni velleità e fissa il risultato 10-7. Non è stata una buona prestazione, devo dire, andrà analizzata. Però importante era vincere, però la cosa che non mi è piaciuta è che comunque 9-7 a 4 minuti dalla fine, il risultato è ancora aperto e una squadra come la nostra non si può permettere di far rientrare in partita la Francia.